Stasera in TV su Rai 1, Tutto per mio figlio, il film diretto da Umberto Marino ed interpretato da Giuseppe Zeno, nel ruolo del protagonista Raffaele Acampora. Il lungometraggio racconta della lotta contro la camorra fatta da persone umili. La storia di Raffaele raccoglie tante storie messe insieme, non per forza campane, racconta di piccoli grandi eroi, loro malgrado, che hanno sacrificato la vita in nome della libertà. Il film infatti è dedicato a tutte quelle persone che hanno sacrificato la vita per la legalità. Giuseppe Zeno da Francesca Fialdini riceve l'albero di Giovanni Falcone stasera in TV. Tutto su mio figlio su Rai 1 a poche ore dalla fine di Mina Settembre 2, Giuseppe Zeno torna, ma stavolta indossa i panni del protagonista. Siamo nel 1996 e Raffaele è un allevatore che porta avanti il lavoro che era di suo padre, vende i suoi prodotti nei mercati. Grande lavoratore dedito alla famiglia, Raffaele ha una moglie, Anna, e 4 figli. Una vita di sacrifici che vorrebbe risparmiare ai figli e soprattutto al primogenito Peppino, che a 14 anni frequenta amicizie poco raccomandabili e odia studiare. Il padre gli sta addosso, lo sprona a evitare l'abbaglio della malavita. E per impedire che questo accada è lo stesso Raffaele che vuole dimostrare come opporsi a quella macchina che stritola lavoratori come lui. Mina Settembre 2 è già un successo, 5 milioni di spettatori su Rai 1. Le location a Napoli, dove è stata girata la fiction? La trama Raffaele e i suoi colleghi non ce la fanno più a pagare il pizzo al racket criminale ed è pronto a fare i conti con la camorra. Si ribella e istituisce un sindacato convincendo i lavoratori del settore a iscriversi per non essere più vessati, collabora con la polizia e la magistratura, denuncia e fa nomi. Mina Settembre 2, al via la seconda stagione, il cast della serie, la storia, i protagonisti e il cast. Il film è diretto da Umberto Marino e vede nel cast, oltre a Zeno, Antonia Truppo, Tosca d'Aquino, Robert De Francesco, Ernesto Maie, Massimiliano Rossi, Nello Mascia e Giuseppe Pirozzi. Questo lavoro si muove nella tradizione del nostro cinema d'impegno civile. Le intenzioni sono quelle di donare umiltà, orgoglio e verità a persone comuni e descrivere il crimine senza spettacolarizzarlo. Ma anche sottolineare che i piccoli e giusti gesti per combattere il male sono vitali per il bene comune e per il futuro delle nuove generazioni.